E anche noi siamo tornati dalla cima dello Shaverton, dove oggi sono arrivati gli atleti dell'Iron Bike, che poi ha concluso la passerella finale stasera a South Dulles. Ne parleremo domani. Intanto vediamo la spettacolare prova al forte e i vincitori dell'Iron Bike 2008. Verso le 11:30 oggi, ecco il momento in cui l'ingegnere 28enne di Brno, Repubblica Ceca, Radoslav Sible, si affaccia sulla cima dello Shaverton, 3130 metri, vince l'Iron Bike per la quinta volta consecutiva. Questa volta a salire allo Shaverton 28 km, è impiegato 2 ore e 21 minuti, 1800 metri di dislivello da Cesana al Forte, esattamente 32 minuti in meno rispetto a un anno fa. Soddisfatto davanti alle telecamere del nostro Stefano Rogliatti, si considera in ottima forma. È davvero un campione per doti fisiche, ma anche per gestione delle energie nella lunga settimana di gara. 25 minuti dietro di lui allo Shaverton, Alessandro Rostagno e Livio Tallone. La mattinata era cominciata sotto i peggiori auspici. Il nubifragio della notte non ha disturbato i ladri che hanno fatto irruzione nel campo base, la colonia Frassati di Cesana, per portare via 10 biciclette. Ma neppure questo ferma l'Iron Bike. Hanno deciso di partire lo stesso, di fare la tappa in tutta la sua integrità. Quelli a cui è stata rubata la bicicletta se ne sono fatte imprestare altre, addirittura due sono partiti con biciclette d'affitto, chiaramente non parliamo dei primi della classifica, e quindi per noi è stato assolutamente contenuto questo incidente, che invece è purtroppo sentito essere molto diffuso anche in altre manifestazioni. La classifica finale è congelata quella di ieri sera, ma la gara non molla. Allo Shaverton ecco i 115 concorrenti in salita, tutt'altro che una passeggiata, si impegnano a fondo. Salita agevolata nella prima parte, poi le rampe sassose, gli stretti tornanti dal colle dello Shaverton, i più li fanno a piedi con bici in spalla. L'Iron Bike vinta da Sible, dietro di lui il ceco Janota in classifica generale, terzo Filippo Barazzol di Torre Pellice, seconda volta all'Iron Bike, l'anno scorso era 14°. Perché dicevi non hai potuto allenarti tanto quest'anno? Perché ho dovuto anche studiare un pochetto quest'anno, visto che c'era la maturità a giugno. Adesso cosa farai? Che gare hai davanti? Adesso, un bel po' di riposo e vacanza. Delle donne, dietro a Louise Cobin, statunitense vincitrice, ecco un'altra buona notizia, Katia Tomatis. Ho 27 anni, abito a Borgo, lavoro in banca e mi piace andare in bici e a sciare. Questo l'abbiamo capito. Hai sentito l'appoggio di Borgo San Dalmazzo, della Valestura? Sì, della Valestura un sacco. sì, tantissimo, sì. L'americana era imbattibile? L'americana è proprio brava, forte, in salita tira dei rapporti allucinanti, è proprio forte ed è una bravissima ragazza, quindi si merita di vincere perché lo merita. Da 28 anni le immagini della Rai con il concerto di Ferragosto in alta quota. Appuntamento al Colle di Tenda, 1870 metri tra Alpi Liguri e Marittime al confine tra Italia e Francia. I forti ottocenteschi, le pinete di limone Piemonte, la Valle delle Meraviglie. Ferragosto in musica, ore 12:50, in diretta su Rai 3.